Comincio questo video mostrandovi subito il risultato di ciò che vi farò vedere e dopo la sigla vi farò vedere com'era questo limone lunario quando l'ho acquistato l'inverno scorso, com'era questo pompelmo la primavera scorsa, questo ha già subito due trapianti di vaso, questo soltanto uno, e vi mostro i risultati e come li ho ottenuti grazie a quella serie di prodotti lì, il Flortris Energy Giallo, i lupini macinati e dietro abbiamo l'Humicum, il Dibiotica, l'humus di lombrico. Vi parlo di dosi, tempi, come miscelare i prodotti e come distribuirli sulla pianta. Io per primo sono rimasto sorpreso di questi risultati. Guardate qui, guardate, questo è un pompelmo che fruttifica una volta all'anno ed è pieno pieno pieno. Dai, dopo la sigla vi faccio vedere. Eccoci sul canale, buongiorno a tutti, sono Orso. Allora, guardate, vi faccio solo vedere questo pompelmo che cos'è. Che se mai dovessero attecchire tutti i frutti, dovrò mettere dei sostegni. Vi dico subito che usciamo adesso da un periodo di 10 giorni di freddo. C'è stata la primavera due settimane fa, temperatura di 20 gradi, lui è esploso, anche il limone lunario ovviamente. Poi cosa è successo? La temperatura, come in tutta Italia, si è abbassata a 5-7 gradi. Ormai li avevo tirati fuori dalla serra, sono rimasti fuori, fino a 0 gradi resistono, però si fermano. Avevo paura di una cascola dei fiori, invece sono rimasti lì, fermi, e sono andati abbastanza bene. Nel frattempo vi dico che è già la seconda concimazione che faccio di questa primavera e quindi loro avevano il nutrimento nel terreno. Mi sposto soltanto un attimo sul limone lunario. Ho fatto una potatura leggerissima, ma molto molto leggera. Forse avrei dovuto togliere ancora qualche ramo qui al centro. Ecco, guardate cosa abbiamo qui. Allora, brevemente, questo limone lunario, cominciamo da questo, l'ho acquistato lo scorso inverno e l'ho lasciato nel suo vaso originale per tutto l'inverno, non l'ho toccato. Arrivati all'inizio della primavera l'ho rinvasato. Nell'operazione di rinvaso ho utilizzato sostanzialmente tre prodotti. Ho usato l'humus di lombrico, ve ne ho parlato, ho fatto tutto il semenzaio quest'anno con questo, e c'è anche la versione liquida che il produttore ha migliorato proprio nelle ultime settimane e troverete quindi la nuova formulazione. Poi ho utilizzato i lupini macinati, questi sono un portento, ve ne parlo poi nello specifico nel corso del video, e ho utilizzato per la prima volta il Flortris Energy Giallo. Scusate, la confezione, come dicevo prima, è rovinata. Allora, cosa vediamo in questo video? Vi mostro un po', non le fasi ovviamente di rinvaso perché l'abbiamo già visto, vi parlo della concimazione periodica, è un video solo su questo argomento qui, quindi vi parlo nello specifico dei tre prodotti, come si miscelano, come si dosano e come si irrorano sulle piante. Ora c'è un problema però: prima di fare questo trattamento bisogna vedere se la pianta ha bisogno di acqua o meno. Uno dei problemi grossi che abbiamo sulle piante di agrumi, soprattutto in vaso, è che se diamo troppa acqua le radici marciscono e loro muoiono. Mi è successo lo scorso anno con un limone in vaso. Più il vaso è grande, più c'è questo rischio, perché noi mettiamo tanta acqua, l'acqua non viene assorbita dalle radici, perché le radici magari sono di un albero piccolino in un vaso enorme, l'acqua ristagna e le radici marciscono. Questo è il problema. Ecco perché quando si fa il rinvaso da un anno all'altro, ogni due anni, si deve acquistare un vaso di un 10 cm di diametro più grande del vecchio, non di più, altrimenti si rischia appunto il marciume delle radici. Quindi vediamo adesso il metodo per vedere se le piante hanno bisogno di acqua o meno. Se in questo caso, visto che è piovuto per tanti giorni, vedo che non hanno bisogno di acqua, vi faccio solo vedere come si prepara la miscelazione del Flortris e ovviamente non la irroro, la conservo e poi quando è il momento la darò, altrimenti lo faccio vedere subito. Voi vedete che io ho messo della paglia nei vasi, ce li ho in tutti i vasi, e la pacciamatura serve per non far evaporare l'acqua, per mantenere il terriccio umido, diamo così meno acqua e in forma minore, perché tanto nei vasi succede di meno, non ci cresce l'erba, in pratica non vengono fuori gli infestanti. Allora guardate, si fa così. Questo è zuppo, lo si vede subito. Quindi io qui il preparato del Flortris non lo posso dare, posso dare gli altri due invece. Se in superficie del terriccio fosse asciutto, comunque dovrei fare la prova del dito. Semplicemente si infila un dito e si sente dopo i primi 3-4 cm. Se il terriccio è umido si lascia stare, non si dà acqua. Se invece continua a essere asciutto, ecco, allora quello è il momento di innaffiare. Quindi in questo caso qui ha piovuto veramente per tanti giorni, non darò il concime liquido, vi faccio solo vedere la preparazione e cominciamo proprio dal Flortris. Allora, innanzitutto
Innanzitutto, il concime Flortis Energy Giallo si presenta così. La premessa, io questo l'ho acquistato e non è sponsorizzato il video. Costa circa 10-12 euro una confezione e potete fare circa 300 litri di acqua, quindi in pratica una confezione così ci fate 2 anni, almeno nel mio caso, io ci faccio circa 2 anni. Si presenta sotto forma di polvere gialla, non è consigliata in agricoltura biologica, non c'è nessun marchio, però funziona e funziona molto bene, devo essere sincero. Allora, si può irrorare in 3 modi diversi sulla pianta. Io fino adesso ho soltanto fatto il primo metodo, che è quello di diluire in 5 litri di acqua, io qui ne ho 4, un cucchiaino raso che è in dotazione. Il cucchiaino contiene circa 10 grammi di prodotto e va per 5 litri di acqua, quindi 2 grammi litro. Mi raccomando, non esagerate con le dosi, perché questo è concentrato, rischiamo di fare l'effetto opposto. Su 4 litri di acqua io tendo sempre a stare basso, un pelino e meno, semplicemente si versa nell'acqua, si miscela. Personalmente do circa 2 litri di acqua a pianta. I miei vasi sono vasi da 40 cm circa. Mi tengo sempre basso, come dosi, non cerco di non esagerare mai. Quando è il momento di irrigare, 2 litri di acqua, quindi con un recipiente così ci faccio 2 vasi, e questo sistema lo abbiamo visto. Esistono altri 2 metodi per dare il Flortis alle piante, agli agrumi. Uno è questo, che non ho ancora provato, come non ho provato il terzo, lo facciamo insieme. Il irroratore a 2 litri, questo è 1,5 litri, oggi non me ne va bene una, non ho un recipiente giusto per le dosi consigliate. Ecco, allora vi spiego. Si scioglie 0,5 cucchiaio in 2 litri di acqua e si irrorano le foglie, quindi 0,5 cucchiaio, siccome c'ho 1,5 litri e tengo sempre basso, vedete, e questa operazione la possiamo fare insieme. Allora, per la fase dell'irrorazione ho scelto una pianta con pochissimi fiori, vedete, soprattutto questa chioma qui. Questo per 2 motivi. Primo, perché i trattamenti vanno fatti la sera, non il giorno come in questo momento, perché così evitiamo di irrorare i fiori e di bagnare le foglie con il rischio che i raggi del sole le possano bruciare. Quindi i miei consigli sono 2. Scegliete piante per questo tipo di operazione che non hanno i fiori e fate i trattamenti la sera. Io qui è solo per farvi vedere un attimino la fase di irrorazione. Bagnerò pochissime foglie. Questo ha pochissimi fiori, vedete, cercherò di non bagnarli. Mi sposto magari su un ramo, questo ramo qui che non li ha, così non rovino la pianta. Purtroppo io i video la sera non li posso fare per ovvi motivi e ho tutti i tipi di agrumi che sono in fiore più o meno, quindi cercherò qualcosa, un ramo che ha pochissimi fiori. Semplicemente si bagnano le foglie e questa è l'operazione da fare, come vi dicevo, in ore serali su piante senza fiori. Esiste un terzo metodo che adesso andiamo a vedere: la distribuzione del prodotto di un cucchiaino di Flortis Energy Giallo sul terriccio direttamente. Quindi nel momento che ho la pacciamatura, semplicemente si sposta la pacciamatura, un cucchiaino per vasi da 25 cm di diametro. Ora questo è da 40, cioè andrebbe un po' di più. Si distribuisce il prodotto e ne metto in proporzione una punta in più. Dopodiché si innaffia, magari ci dà una smossa, così giusto per... E per quanto riguarda il Flortis abbiamo finito. Ecco, questa operazione va fatta ogni 15-20 giorni. Loro dicono 10, io come sempre mi tengo un pochino largo, anche perché, come vi dicevo, utilizzo soprattutto i lupini macinati e non voglio poi andare in un sovradosaggio, quindi io mi mantengo su 15-20 giorni. Passiamo adesso ai lupini macinati. Questo è un concime completamente naturale. Sono dei lupini essiccati e vengono poi sminuzzati. Sono una sostanza organica ricchissima di proprietà nutritive per le piante. È un concime a lentissimo rilascio, quindi questo si mette nel vaso una volta al mese e nutre la pianta appunto per questi 30 giorni. Non occorrono grandi trattamenti. E allora 50 grammi di prodotto per un vaso da 30 cm. Ogni 10 cm in più di vaso ci vanno 20 grammi in più. Nel mio caso ho dei vasi da 40, quindi saranno 50 più 20, 70 grammi. Ecco, sono circa 2 pugni pieni. Come si mette nella pianta? Semplicissimo. Si sposta la pacciamatura e si mette al pari del Flortis. E anche in questo caso
bisognerebbe smuovere un po' il terreno, ovviamente bisognerebbe poi innaffiare la pianta. Io, siccome, come vi dicevo, ho il terriccio a zuppo, non toccherò nulla e lo farò poi al momento debito. L'ultimo concime di cui voglio parlare, che non è un concime però, è un ammendante naturale, è l'humicum, cioè l'humus il lombrico. Questa è una cosa in più che potete mettere. Già con il Flortis e con lupini macinati voi avete risolto il problema. Da marzo a ottobre, una volta al mese, ogni 15-20 giorni, dipende dal tipo di concime, date quei concimi lì e voi siete a posto. Nel caso dei travasi, che si fa in primavera, in tarda primavera, e si travasa da un vaso all'altro, sempre un pochino più grande, io il consiglio che vi do è, come ho fatto io, di mettere l'humus in lombrico. Dal momento che non vi sono problemi di sovradosaggio e può andare anche a contatto con le radici, ci possiamo andare abbastanza tranquillamente con le dosi, quindi 200 grammi al momento del travaso. E poi, anche se le istruzioni non ne parlano più, una volta ogni 2-3 mesi, secondo me, un 100 grammi li si possono anche mettere sopra, si mischiano al terriccio superficiale e male non gli fa. Vi faccio vedere un attimino come faccio anche in questo caso. Avevo già una confezione aperta, quindi quella non la apro. 100 grammi, ecco l'humus lombrico, vedete com'è. È un terriccio scuro, nero, è creato dai lombrichi, ecco qui, un 100 grammi. Come vi dicevo, non abbiamo problemi di sovradosaggio, se vi scappa la mano, gli fa soltanto bene alla pianta. E anche in questo caso, semplicemente, l'humus lombrico lo potete mettere, almeno io lo metto una volta ogni 2-3 mesi. Quindi una confezione da 6 litri, questi sono circa 2,3 kg. Ecco, con una confezione così ci fate tutta l'estate per più piante, insomma, tranquillamente. Però, come vi dicevo, è una cosa in più. Già con i lupini e col Flortis voi avete risolto ogni problema. Faccio una rapida panoramica sulle altre piante. Ce ne sono più avanti, più indietro, chi fiorisce tra un po', chi ha già fiorito. Ecco, vedete? Ecco qua, se n'è andato, peccato, volevo farvelo vedere. Qui abbiamo il secondo pompelmo, è un pochino più indietro dell'altro, ma è proprio la varietà. Anche questo è ricco di frutti. E poi in sequenza abbiamo tutti questi, sono pompelmi, mandarini e limoni, che hanno anche un sacco di foglie nuove. Ecco qui, vedete tutta la nuova vegetazione che sta nascendo. Questi ho fatto una potatura molto leggera all'interno, li ho tenuti un po' larghi in modo tale da far passare l'aria. Per adesso non ho attacchi di cocciniglia, non ho attacchi di afidi. Per quanto riguarda la cocciniglia, me ne accorgete perché avete le formiche che vanno su e giù dai tronchi. Ho fatto due video di rimozione, l'ultimo purtroppo, quello con l'olio bianco minerale, l'ho fatto proprio nel momento in cui l'hanno ritirato dal mercato, non lo trovate più. Trovate l'olio bianco, che però è di soia, non l'ho ancora provato, devo vedere come funziona. L'olio minerale funzionava veramente bene e l'hanno tolto. Avevo fatto un trattamento anche con il piretro, che era eccezionale, con un solo trattamento risolvevo tutti i problemi. Hanno tolto anche quello al mercato, ci vuole il patentino, quindi è sempre più difficile riuscire a fare un po' di giardinaggio se non si ha il patentino. Ovviamente ci sono tutti i macerati, li ho provati, quello con sapone di Marsiglia, il peperoncino, funzionano tutti bene, ma quelli. Dai, su queste immagini io chiudo il video, grazie per essere stati con me anche oggi, salvatevelo, spendete qualche soldo per concimi, me ne rendo conto, però ne usate talmente poco che veramente con 20 euro ci fate tutta la stagione, 25 euro e vale la pena. Su queste immagini vi ringrazio, lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete con i vostri amici. La vostra iscrizione al canale non costa assolutamente nulla, ma per me è molto importante, mi fa capire insomma che sto facendo un buon lavoro, ecco, tutto lì. Se poi volete lasciare qualche commento, come fate voi, io vi ringrazio, vi saluto, vi auguro una buona giornata.